Cari amici, buonasera, buonasera al Salotto delle Idee. Stasera si celebra un altro compleanno. Io ho celebrato un mio compleanno che me lo voglio dimenticare perché sono troppi, ma c'è Alessandro Fizzotti accanto a me che celebra quest'anno, se non sbaglio, ben 20 anni di vita del tuo mitico Fitz Show quotidiano su tante radio in tutta Italia, eccetera, eccetera. Come va? Come vanno i festeggiamenti? Oh, grazie dell'invito, fa sempre piacere essere qui all'interno del tuo salotto delle idee. Poi sei un personaggio evergreen, quindi non diciamo ovviamente i tuoi 105 anni, te li porti assolutamente bene. Allora, Luciano, diciamo le cose come sono. È un piacere ovviamente festeggiare i 20 anni di Fit Show. Stiamo facendo grandissime cose, le faremo durante tutta questa stagione con grandi rientri, grandi ritorni. Il Fit Show è nato praticamente negli studi del nostro centro di produzione, da dove vi sto parlando in questo momento, ben 20 anni fa, da un'idea. L'idea era, avevo finito da poco di lavorare in diretta per una radio locale, posso nominarla, Radio Studio Star sul Lago Maggiore, e da lì ho detto, ma insomma, ho fatto un programma dove hanno partecipato personaggi dello spettacolo e quant'altro. Ho detto perché non declinare lo stesso programma e farlo a questo punto in un ambito ben più grande, insomma, distribuito su più emittenti, creare una syndication, insomma. E da lì è nata questa idea. Sono partito con una, due, tre radio e piano piano si è creato praticamente un grande circuito che oggi vede veramente un divenire tra le 25 e le 30 radio tutte le stagioni. Che ci danno l'opportunità di diffondere che cosa? La radio libera, Luciano, cioè quello che ormai in questo paese non c'è quasi più, la libertà di espressione, la libertà di comunicazione e la possibilità di parlare di quello che pensiamo, e soprattutto con le nostre idee. Come vedete, il grido di Alessandro Fizzotti è un grido di libertà. Io spero che la libertà continui anche nel collegamento, perché di tanto in tanto si sta frizzando, per cui cercherò di ovviare tecnologicamente a queste problematiche. In ogni modo, se non sbaglio, dico, tu hai cominciato a fare questa trasmissione non da solo, o da No, no, solo. ho iniziato prima la prima stagione con Sabrina Scarazzini, che è stata la mia prima valletta, così la chiamai all'inizio, insomma, di questo percorso. E poi dopo Sabrina, che appunto ha avuto altri impegni e altre cose nella vita, è approdata sul palcoscenico di Fit Show l'attuale mia sparring partner, così la chiamo, che è Silvia Poletti, che è un'attrice ed è soprattutto una docente di scuola superiore, è una ragazza ormai che conoscono benissimo i nostri ascoltatori, dolcissima, buonissima, ma ormai ha superato il maestro perché lei era la prima volta che faceva radio insieme a me, i primi vagiti radiofonici, adesso devo dire che ha superato me stesso, quindi è bravissima in questa, voglio dire, accoppiata in cui raccontiamo davvero i cavoli nostri, cioè il bello di fare questo tipo di radio. Che non ci prepariamo un testo, andiamo praticamente a getto d'inchiostro, come si dice, e raccontiamo quello che pensiamo davvero e anche della nostra vita, cioè di quello che facciamo, compreso il mio futuro matrimonio il prossimo anno, per cui durante la stagione ne sentirete delle belle in diretta sempre nel Fit Show, caro Luciano. Sì, la vostra è la stessa filosofia mia. Anch'io non parlo mai di fronte a un testo scritto, eccetera. Anzi, quando faccio questi incontri del Salotto delle Idee, talvolta c'è qualche ospite che arriva tirando fuori un fogliettino con qualcosa di scritto. Io faccio: diami, via il fogliettino. Perché, come anche ci ha insegnato molto bene Renzo Arbore,
l'improvvisazione forse ci crea quell'atmosfera di amichevole contatto che è l'elemento positivo, no, della comunicazione. Adesso quando andiamo al bar a fare colazione la mattina o andiamo a fare la spesa o stiamo con i nostri amici, non abbiamo un testo scritto, cioè quello che ci viene è la parola naturale, no? Ed è il modo nostro di lavorare, caro Luciano, cioè il fatto di poter comunicare alla gente come se magna, come diceva Alberto Sordi, che è stato uno, e devo dirlo, insomma, di quelli che mi ha praticamente lanciato radiofonicamente, così come devo dire, uno dei padrini del nostro programma è stato Mariano Sabatini, che è un'ottima penna giornalistica e scrittore, così come anche Fabio Canino, che è un personaggio che tutti noi conosciamo e apprezziamo, sia come attore, conduttore radiofonico, presentatore di programmi televisivi. Fabio è il nostro padrino d'eccezione, è stato lui che praticamente ha battezzato il Pit Show 20 anni fa ed è tornato proprio insieme a noi a festeggiare questi 20 anni di radio. 20 anni di radio sono tanti, sembrano una sciocchezza. In realtà una trasmissione che dura 20 anni vuol dire che ha lasciato il segno, altrimenti non saremmo qui a lavorare, c'è ancora qualcuno che ci ascolta. Anzi, devo dire che negli anni gli ascoltatori sono aumentati esponenzialmente e ringraziamo il milione di persone che tutti i giorni ascolta il Pit Show. Possiamo dare questi dati perché sono dati reali. Le radio ormai sono sempre più radicate sul territorio, abbiamo radio che ormai trasmettono in DAB, la famosa tecnologia digitale, e raggiungono quindi tutte le regioni, tutta la regione, e abbiamo degli ascolti veramente importanti. Mi fa piacere perché, come abbiamo detto, diffondiamo informazione reale, le fake news le lasciamo a qualcun altro e portiamo i fatti concreti e non fregnacce. Per cui abbiamo la fortuna, insomma, di collegarci e di lavorare in compagnia delle principali università italiane, dalla Sapienza in Roma, all'Università degli Studi di Milano, all'Università di Torino, all'Università di Padova, all'Università di Pisa. Insomma, io ringrazio davvero tutti i docenti che partecipano alle nostre trasmissioni, diffondiamo anche cultura, cosa che sempre meno si diffonde in questo paese. Raccontiamo di scrittori, raccontiamo di libri che tu ben conosci, Luciano, e ci piace raccontare anche di questo fenomeno. Sembra in ripresa, ma con grande difficoltà, diciamolo. E poi tutto quello che è il mondo della medicina, anche la collaborazione con tutti questi grandi nosocomi italiani e i ricercatori di cui parliamo spesso. Ci sono ricerche italiane davvero favolose, di cui spesso non sentiamo parlare, invece nel Pit Show raccontiamo davvero che passi da gigante sta facendo la scienza e soprattutto quello che, insomma, ci riserverà il futuro, compreso l'intelligenza artificiale, che dicono che fra soli 10 anni supererà completamente l'uomo, e qui c'è un po' da preoccuparsi, devo dire. Beh, se ne comincia a preoccupare anche Amazon, perché ora come ora, se tu inserisci dei nuovi libri su Amazon, nel back office, quando inserisci tutte le varie notizie, c'è una finestrella che ti chiede se il contenuto che tu inserisci è prodotto con intelligenza artificiale o meno. Come vedi, fuori dell'Italia si è molto più avanti, insomma, nelle cose. Io Noi arriviamo sono. sempre dopo, Luciano, del resto lo sai perfettamente, no? Abbiamo importato una marea infinita di cose che l'italiano non conosceva dall'estero, così come per esempio festeggiamo Halloween, che non è una festa nostra, ma è arrivato Halloween che fa tanto consumismo ed è arrivato anche, diciamolo, a novembre ci sarà il Black Friday, no? Un'altra cosa che arriva dall'estero, insomma, tutti fanno. Non so come mai sta cosa, pensare che ho una connessione stabile. Oggi va così, evidentemente. Vabbè, è la tecnologia, Luciano, vedi? Eh sì, è la tecnologia. Beh, io tra l'altro sono molto contento di essere anche tra coloro i quali partecipano alla tua trasmissione, contribuiscono così con le proprie riflessioni e da un paio d'anni di fatto ho trasferito anche una versione radiofonica del mio salotto delle idee nella tua trasmissione.
trasmissione, cosa che mi fa molto tra l'altro, piacere. portando, caro Luciano, delle idee davvero interessanti dal mondo e dall'Italia, arrivano i tuoi suggerimenti spesso utili e che possono servirci e farci crescere. Insomma, ci sono tante notizie che vi consigliamo di ascoltare da parte del nostro Lucianone, che trovate sul sito, tra l'altro, del fizzshow.com, lo diciamo così almeno tutti se lo ricordano, e possono andare ad ascoltare Luciano anche nelle versioni precedenti, perché ritroveranno anche il salotto dell'anno scorso. Quindi ci sono delle notiziole davvero interessanti. Quest'anno Luciano ne sta sfornando di ogni, e quindi scoprirete anche come fare, per esempio, le foto ai vostri animali. Luciano vi darà le istruzioni per l'uso. Ebbene, ci sono tante cose da sapere e Luciano è bravissimo a scovare queste notizie. Quindi complimenti a zio Luciano, diciamolo. E complimenti naturalmente ad Alessandro Fizzotti, che redazionalmente mi aiuta moltissimo a scovare delle notizie su cui Ma intorno poi, alle quali se la devo ragionare. dire proprio tutta, io sono felice di collaborare con Luciano Simonelli, Claudio Pina, che voi conoscete perfettamente anche attraverso Luciano, e tutti gli altri, insomma, che fanno parte di un'era che fu il giornalismo, perché alla fine li tengo giovani, ragazzi. Voi non sapete, il fatto di stuzzicarli, continuare a fargli fare cose, insomma, gli fa girare la testa, il cervello e quant'altro. Quando dico, insomma, facciamoci ragguagliare, raccontare cose dalle persone che ne sanno più di noi, è il bello della vita, insomma, no? Ed è il bello anche del Fit Show. Anche perché, voglio dire, diciamolo Luciano, tu hai passato gli 80, no? E però quante cose hai vissuto nella tua vita, quante cose hai da raccontare e da dire, e quanti di noi giovani impariamo da voi che avete vissuto più di noi e avete più esperienza di noi. Ecco, per me è un grande bagaglio che diamo l'opportunità al nostro pubblico di conoscere, e quindi siamo felicissimi di avere personaggi come voi in un programma come questo, che noi chiamiamo il più fashion del globo, proprio perché ci sono personaggi come Luciano, Claudio e altri che sono davvero fashion. A 80 anni sono grandissimi. Bravo. Ti ringrazio, mi hai regalato 10 anni di meno. Senti, ma in prospettiva, tu come vedi l'evoluzione del Fit Show? Secondo me sei diventato meno di intrattenimento puro e più di informazione nel corso degli anni. Allora, l'intrattenimento c'è sempre perché fa parte del nostro stile di lavoro. Diciamo che facciamo molta divulgazione. Ecco, questo sì, divulgazione scientifica, cerchiamo di raccontare le notizie quali sono. Per esempio, la collaborazione che abbiamo con Altro Consumo e tutta la redazione è una grande cosa. Ricordiamoci il grande Lubrano, no? Che lo faceva su Rai 3, e ha portato Altro Consumo nelle case di tutti gli italiani a scoprire questa associazione e rivista davvero utile a tutti noi, perché ci fa capire molte volte che cosa non fare, per esempio, no? A che cosa stare attenti, e ci danno degli suggerimenti davvero utili. Quindi un plauso a tutta la redazione di Altro Consumo, a tutti i ragazzi che sono straordinari, e soprattutto ai consumatori che sono molto attenti adesso. Quando si va a fare la spesa si sta attenti al carrello, un po' per l'inflazione, Luciano, diciamolo, perché certo, il periodo è quello che è e lo stiamo vivendo. Dall'altro anche perché ci piace, secondo me, ed evoluzione, come hai detto tu, di questo genere di trasmissioni, è un'evoluzione legata sempre di più dalla parte della gente. Noi, io credo che un servizio come la radio, è un servizio come la televisione dovrebbe essere, è un servizio di divulgazione, di notizie, di cose da sapere. È la famosa ABC, cosa fare e come farlo bene, come farlo meglio, e cercare di dare anche le istruzioni per l'uso, per stare bene, no? Per vivere meglio nella vita, fare attività fisica, tutte queste cose che sembrano bazzecole, ma a furia di dirlo forse la gente incomincia a imparare davvero. Del resto ricordiamocelo, e questo è importante, in Italia si vive più a lungo perché si vive meglio. Luciano è testimonianza di questo vivere più a lungo, e si vive bene. Guardate che bella faccia che ha, sembra un giovanotto, ma questo perché noi siamo fortunati ad avere uno dei sistemi sanitari più belli e importanti, non solo d'Europa, ma del mondo. E c'è qualcuno che purtroppo ce lo sta cercando un po' di fottere, e scusate il termine. Ricordiamoci che la nostra bella e cara sanità pubblica, unica
Quindi cerchiamo di averne rispetto, quindi rispettiamo i medici, rispettiamo gli infermieri e cerchiamo di dare dignità alle persone che lavorano nell'ambito sanitario. Ad oggi, per quello che sentiamo, tutta questa grande dignità non c'è e stanno cercando di valorizzare troppo la sanità. Sì, questo è molto vero ed è anche vero che viviamo tempi in cui ci sono tante problematiche che ci soffocano da tanti punti di vista. E poi c'è una classe politica che più tende, io l'ho sintetizzata la cosa, a comportamenti da asilo Mariuccia, nel E questo senso. vale da tutte e due le parti, non vogliamo Sì, da fare dei tutte, distinguo. È praticamente esatto. veramente. Dice no, è come dei bambini che dicono: no, tu la cioccolata non la prendi. No, io ho preso la cioccolata, ma i contenuti dove sono? Per cui c'è anche un senso di Io nostalgia credo che verso un l'Italia e gli altro mondo. italiani, Luciano, meritino più rispetto, considerato tutto quello che paghiamo e qualsiasi cosa facciamo. Paghiamo, ricordiamo che quando andiamo a fare la spesa paghiamo l'IVA, quando facciamo carburante paghiamo le accise, cioè qualsiasi cosa noi acquistiamo nella nostra vita, nella nostra casa, dalle bollette e quant'altro, è un pagare continuo, in più pagare l'IVA, le tasse e tutto altro sul lavoro che facciamo. Quindi insomma direi che ci hanno e che ci spremono continuamente, quindi dovremmo avere di più, non di meno in realtà. Certo. Comunque mi piace molto questo tuo taglio più divulgativo della tua trasmissione, che tra l'altro copre una mancanza editoriale che si è verificata negli ultimi decenni, perché un tempo c'erano i settimanali popolari, che erano importanti per il loro focus divulgativo. Io cito la Domenica del Corriere, nella quale ho militato per molti anni, eccetera, mentre oggi quegli stessi settimanali o sono scomparsi, o se no, sopravvivono con il gossip. Sembra che tutto il mondo sia interessato a chi ama quell'altro e chi divorzia da quell'altro. Io credo che ci meritiamo davvero molto, molto di più, visto che comunque l'Italia è culla anche di cultura. Ricordiamo che il nostro paese ha in ogni luogo, in ogni paesello, qualcosa che veramente ci riporta alla storia. E dispiace seriamente, non valorizzare un paese come questo e pensare che anche, ecco, pensiamo solamente alle università italiane, alle scuole del nostro paese, no? Un altro punto sul quale bisognerebbe davvero puntare, voglio dire, nelle famose manovre economiche, è sistemare le nostre scuole, dare dignità agli studenti. E io credo che si può sicuramente fare di più e fare meglio, e lo dico a tutta la classe politica, ma lo dico anche a tutti noi, cioè noi probabilmente ci meritiamo chi sta in questo momento proprio al governo. Perché alla fine l'abbiamo messa su noi quella gente lì. Ecco, bisognerebbe incominciare a capire davvero che cosa vogliamo e magari incominciare a mettere lì persone che studiano, cioè gente che veramente sa fare quello che dice di fare e non persone che blaterano e parlano solo e raccontano barzellette. Noi abbiamo bisogno di gente che sappia lavorare e lavorare con la L maiuscola, cosa che fanno molti italiani, se non la buona parte. Certo, senti, concludiamo dando l'appuntamento. Dunque, il Fitz Show va in onda tutti i giorni, a quali ore o tutto l'arco della giornata? Allora, il bello di lavorare per una syndication di radio è che non c'è un orario fisso, quindi il pitch va in onda praticamente nel corso della giornata, repliche comprese. Quindi, se volete ovviamente maggiori informazioni, potete scrivere attraverso il nostro sito fitzshow.com per sapere se la vostra regione, se la vostra città è raggiunta dalla nostra trasmissione. Nello stesso tempo, sul sito, tutti i giorni ci sono le due interviste andate in onda. E le pubblichiamo davvero in tempo reale, di modo che tutti, veramente tutti, possiate beneficiare di tutto quello che cerchiamo di portare all'ascolto.
che è veramente tanta roba. E fammi finire, Luciano, con la Sì. chicca vera e propria. Un'altra parte fondamentale del programma, chi è? Guarda un po' che mi si è seduto sopra, Luciano. Aurora, che è qua, è la nostra mascotte ufficiale, capisci? Questa palla di pelo di 9 kg che ci tiene compagnia tutti i giorni e che ormai Silvia, che non ama, diciamolo, animali in generale, se l'è fatta, insomma, conquistare anche la nostra Silvietta Poletti, la nostra Aurora. Io vi aspetto perché oggi è puntata da frizzate complete, qui la connessione va e viene, Luciano mi odia, lo so, ma non è colpa mia. E diamo colpa alla team che evidentemente oggi sta facendo dei casini. Ringrazio Luciano Simonelli, Salotto delle Idee. Mi raccomando, ascoltate anche il salotto di Luciano alla radio. Mua, un bacio a tutti e un bacione e un abbraccio al nostro zio Luciano, sempre verde. Ciao Alessandro, ciao e arrivederci. Arrivederci amici, arrivederci.